Ciao a tutti amici di Fanwick, ben ritrovati con ore 15. Siamo tornati, l'avevamo detto, una settimanella di pausa. Il 22 saremmo stati di nuovo qui e noi, insomma, siamo fedeli alle nostre promesse, quindi eccoci. Quest'oggi parleremo di TV. Parliamo di uno dei programmi più attesi dell'estate, che ci terrà anche belli impegnati, insomma, a fare tutta una serie di supposizioni, tutta una serie di venire, azzardi, anche, insomma, potremmo fare qualche scommessa secondo noi. Vi do un indizio, ecco, la creatrice e anche prima conduttrice del programma ha sempre una caramella in bocca, qui oggi ho messo un tringhetto così posso anche fare un po' il suo verso, ma bando alle ciance, vi do il benvenuto e per parlare appunto di questo programma, avete capito di che cosa parleremo? Di questo programma comunque sia con me c'è Alessia Malorgio di Fanwick, ovvero la responsabile editoriale di tutto il settore TV. Ciao Alessia! Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Allora, Elena, io volevo buongiorno. mettere una caramella più rigida, ma mi mancava, capito? Però vorrei, ecco, parlare tutto il tempo in questo modo perché lei è Devi fare molto anche un po' brava. la voce così mascolina. Ma penso che stai parlando di Maria Di Filippi? Ma brava! Ah. Perché ovviamente parliamo uno, Maria De Filippi è stata la prima conduttrice di questo programma, nonché l'ideatrice. So che c'è anche un gossipino legato a un suo desiderio, ma insomma sarei tu a raccontartelo. Qual è il programma di cui parleremo? Allora, che estate sarebbe senza Temptation Island? Cioè, questa è la domanda da fare, senza tutti si sono chiesti, nessuno si importava del coronavirus, tutti quanti a pensare, ma ci sarà Temptation Island in estate? Riusciremo a superare la quarantena, a vedere i tentatori, coppie e quant'altro? Ebbene sì, insomma ritornerà, già sono iniziate le riprese e ci sono su Twitter, si sono scatenati perché comunque c'è appunto Laura che dichiara su Twitter che aspetto con ansia tutto il trash di Temptation Island, ho la sensazione che ne vedremo delle belle, oppure anche Ilaria che dichiara raga non so voi ma in questo momento avrei proprio bisogno del trash di Temptation Island e di Filippo che dice ho un video per te. Possiamo rassicurare queste ragazze dicendo che comunque alla fine torna ed è proprio Filippo Biscilia a condurre il programma, quindi l'amatissimo conduttore che lo fa da tanti anni. Ormai è Quindi l'ottava, Temptation Island, Alessia, se non faccio male i calcoli, è giunto all'ottava edizione. La prima appunto l'ha condotta Maria De Filippi, lui ha condotto tutte le altre però. Sempre Sì, infatti lui è anche molto cresciuto come conduttore perché all'inizio insomma aveva anche un po' di cadenza romanaccia, così poi invece avrà fatto qualche scuola di conduzione, di dizione e quindi è molto migliorato. Ora appunto il format è legato a lui praticamente, soprattutto per la parte, anche se quest'anno però è un po' diverso perché appunto Temptation sarà condotto da Filippo Biscilia sia NIP che VIP, quindi avremo sia coppie famose che coppie non famose. Il primo insomma della coppie famose che appunto già sappiamo e che chi segue il programma sa è Antonella Elia con Pietro Delle Piane. Antonella Elia famosissima, insomma, per le sue favolose litigate anche durante il GF VIP, l'abbiamo potuta vedere e apprezzare. E Piero Delle Piane anche ha fatto parlare un po' di sé durante il GF VIP perché si parlava di eventuali tradimenti, però poi non si è capito, insomma, se è vero oppure no. Fatto sta che i due stanno lì a Temptation Island, sono lì, insomma, stanno testando il loro amore. E Ecco, una Alessia, io ho letto, loro sono una coppia tutto sommato anche recente, insomma, che quindi va a Sì, mettersi alla prova, giusto? un Corretto, annetto che stanno insieme, sì, un anno e 3 mesi, sì. no? Lui molto geloso, mi è sembrato di capire che Lui, non devono proprio da toccare uomo del le sud, mani, infatti nella presentazione ha detto guai che metterà una mano addosso ad Antonella perché appunto è proprio uomo verace del sud, insomma, molto geloso. E, infatti Filippo Biscilia in una intervista recente durante Vanity Fair ha affermato che i due sembrano veramente amarsi, anche se comunque in una fase iniziale delle registrazioni, quindi è stata solo la conoscenza dei tentatori e tentatrici. Però dice, guardate che sembra che alla fine i due veramente si amino, quindi comunque,
bisogna stare un attimo a capire un attimo. Infatti, molti si preoccupano più del litigio che può scatenare Antonella Elia con le ragazze che sono lì con lei, che non tanto con le tentatrici del fidanzato. Vorrei soltanto dirvi: non so se vi ricordate cosa ha combinato su un'isola. Brava, infatti. Diciamo che dove c'è Antonella c'è festa. Brava, infatti. Non si può annoiare, diciamo. Esatto. L'altra coppia invece, sempre famosa, è Manila Nazzaro, quindi l'ex Miss Italia, che da 3 anni è fidanzata con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. I due appunto sono felicemente fidanzati, e sempre Filippo Biscica, sempre su Vanity Fair, ha dichiarato che lui prima, un retroscena, era un lucky lover, cioè comunque cambiava eccetera, però conoscendo poi Manila Nazzaro, insomma, ha messo la testa a posto. Quindi diciamo che ora Manila potrebbe veramente scoprire il lato B del suo fidanzato. Non pensa male, lato B nel senso caratteriale, certo. Lato B del suo fidanzato, chissà, vedremo. Che invece loro sono una coppia che sta insieme da un pochino più di tempo rispetto ad Antonella e a Pietro, giusto? 3 anni. Sì. Quindi diciamo loro sono un pochino più rodati, forse, insomma un pochino più forti. Potrebbero, sì. Il legame, parlo ovviamente, ma chi lo sa? Ecco, guarda, Roberto ha commentato dicendo: lo guarderò solo per vedere la Elia strappare i capelli alla prossima vittima. Roberto, guarda, non speriamo nell'icona del fidanzato, ma piuttosto nell'Elia che strappa i capelli, quindi ci contiamo, insomma. Che l'Elia fa un po' scena. Qual è un'altra coppia che, insomma, era stata data per certa, invece... Brava, una coppia, cioè un retroscena, insomma, abbastanza curioso, una coppia che già è sparita dalle scene, nel senso che è Gemma Gargani con Nicola Vivarelli, insomma, Sirius. Loro hanno fatto parlare, insomma, della loro storia, uomini e donne. Gemma ci ha tirato, insomma, Tina ci ha comunque provato, insomma, a metterci il naso lì in questa storia un po' particolare, perché Nicola ha quasi 30 anni nemmeno, e Gemma invece ne ha quasi 70, quindi insomma la differenza. Infatti Tina cambiò il nome di Uomini e Donne in Uomini e Nonne, perché dice: non è possibile che tu ami Gemma. Quindi forse Maria ha preferito, insomma, non infierire su questa situazione e non le ha fatti arrivare in Sardegna, e invece ha preferito una coppia un po' più giovane, quindi Francesco Sole, che è un ex youtuber, non so se te lo ricordi, così che vale, sì, un ex conduttore, che è fidanzato con Giulia Cavaglià, che è appunto un ex tronista, quindi siamo sempre nell'ambito di uomini e donne, troniste, eccetera. E entrambi, insomma, hanno dichiarato, non si sa ancora se sono certi, però entrambi avevano dichiarato precedentemente che potevano essere interessati a fare questo programma, e quindi comunque a buttarsi in questa esperienza, perché erano convinti del loro amore. Quindi staremo a vedere come andrà a finire. Partire così convinti è sempre rischioso, perché lo ricordiamo, le coppie sono scoppiate in questo caso. Però per chi non, diciamo, non avesse ben presente Temptation Island, come funziona, no? Allora, vanno delle coppie, in questo caso l'hai detto all'inizio, no? Famose e non famose, cioè coppie nella vita che stanno insieme da poco, da tantissimo anche, che decidono di mettere alla prova il loro amore. Sì. E cosa accade? Le donne, della coppia vengono messe in un villaggio dove ci sono degli altri uomini che sono i tentatori, e dall'altra parte i rispettivi compagni maschili hanno le tentatrici. Sì. Una domanda è: vale tutto? Cioè, nel senso, i tentatori e le tentatrici possono provarci in tutti i modi? Allora, vi dico questa indiscrezione, perché molti temevano, cioè, vabbè, ora col coronavirus non si potranno abbracciare, non si potranno baciare. Invece no, vi devo dire che Maria ha pensato anche a questo, perché ha attuato delle misure anti-Covid prima di partire, quindi comunque ha fatto test serologici, ha chiuso in quarantena prima di partire, tutti, quindi produzione, tentatori, tentatrici e quant'altro, e quindi comunque loro nel villaggio potranno fare come sempre, quindi potranno spalmarsi la crema, potranno ballare insieme, avvicinare, quindi comunque non mancheranno colpi di scena, quindi su questo sono stati, insomma, molto bravi. Hanno cercato di rimediare, insomma. Tra l'altro, quindi vale, ogni colpo è valido, quindi diciamo, niente escluso, quindi sta soltanto all'integrità e alla forza dell'amore delle coppie rispettive originali resistere a questi
seccati di gola, mettiamola così. Brava, diciamo, brava, infatti. Ma se ho letto bene su Fanwick, ovviamente c'è invece un desiderio di lei, della regina della TV, che appunto poi è quella che ha tutelato a volte alcune coppie, ovvero Maria De Filippi, che ha la sua coppia. Ha un sogno nel cassetto, Maria De Filippi, e vorrebbe avere tra le coppie, insomma, che provano ad affrontare il loro amore, Belen con Stefano, una coppia, insomma, abbastanza intrigante, perché comunque si lasciano, si prendono, non si capisce che vogliono fare nella vita, però comunque, insomma, lei vorrebbe capire, vorrebbe appunto averli per metterli alla prova. Sicuramente poi la bellezza di Belen in costume vale tutto il programma, altrettanto di Stefano, quindi ecco, cioè, diciamo che Stefano non è che proprio è uno spettacolo brutto, no, infatti, quindi visto che comunque entrambi fanno parte della, diciamo, la scuderia di Maria De Filippi, perché comunque Belen è conduttrice di Sì che Vale, se lui comunque è iniziato con Maria De Filippi, anche se ora fa benissimo il suo lavoro a Made in Sud, e quindi un attimo dobbiamo vedere un attimo se poi accetteranno, se si vorranno mettere alla prova, insomma, per una volta un piacere a Maria, che cavolo, penso che comunque se lo meriti Maria dopo tutto quello che ha fatto per loro, però effettivamente lui è anche uno di quelli che non vuole, insomma, raccontare i fatti suoi, no? È sempre stato un ragazzo riservato, sì. Per cui ecco, bisogna vedere se alla fine, insomma, decideranno. Secondo me poi alla fine non farebbero nulla di particolarmente intrigante, mi resterebbero un po' sulle loro parti. Ma solo la curiosità di vedere loro due, come alla fine come si parlano magari l'uno dell'altro, come si comportano. Vero. Secondo me. Allora, Roberto ha detto che Queen Mary è il genio del male. Assolutamente sì. Cioè, come muovi i fili lei. Infatti, pensa a tutto, a pensare alle misure anti-Covid prima di riuscire, insomma, a cercare di mantenere il programma nella sua originalità, non è da poco. Esatto. Annalita invece chiede, sempre in Sardegna sono oppure hanno cambiato location? No, sempre in Sardegna, sempre gli Smorus Relay in Sardegna, quindi non cambia nulla, tutto confermato, mare bellissimo, falò, tutto, c'è tutto. La location è sempre la stessa, ma le storie cambiano, quindi comunque ci sarà da divertirsi. E poi comunque possiamo dire che tutti quanti dicono, ma quando inizia? Cioè, non so che esatto. Cioè, stiamo parlando, ma quando inizia? Allora, possiamo dire che la prima puntata dovrebbe essere mandata in onda il 7 luglio, però Filippo Biscia nell'intervista di Vanity Fair ha detto che già le prime registrazioni hanno creato, insomma, parecchio pathos, curiosità, retroscena, e forse si anticipa al 2 luglio. E addirittura alcuni dicono, cioè alcuni rumors al 30 giugno, quindi mancano veramente pochi giorni. Quindi dico, una settimana sì. e dovrebbe iniziare effettivamente. Vedevo che sì, ad esempio su Wikipedia, dove ti dà comunque del programma, ti dà tutte le informazioni, quelle classiche, no? Produzione, sì. Edizioni, presentatori, da il 2 luglio come inizio, quindi attualmente, quindi è sicuramente anticipato rispetto. Però possiamo dire comunque chi non potrà andare in vacanza alla fine si deve tranquillizzare, perché tanto il mare ce l'ha, bello Temptation Island in Sardegna, i falò ci sono, i tradimenti ci sono, il gossip c'è, quindi state davanti allo schermo che va bene lo stesso, l'estate è assicurata lo stesso. In qualche modo riusciremo a passare quest'estate, insomma, a distrarci nel caso in cui uno non andasse in vacanza, non potesse andare in vacanza. Corrado anche dice che Maria è la vera star della TV, è vero, assolutamente, insomma, lei ormai è stata veramente più lungimiranti, crea format, ne prende, insomma, è veramente, non le possiamo, può piacere o non piacere, ma non si può dire niente, è veramente molto brava. Quindi tutto è pronto, non ci rimane altro che sintonizzarsi davanti alla televisione per vedere cosa accadrà. Aspettiamo il 2 luglio e vediamo un attimo cosa accadrà, poi insomma ci risentiamo, vediamo un attimo, possiamo anche fare un'altra puntata, andare un po' a indagare e vediamo un attimo se riusciamo a scovare qualche intreccio maggiore. Lasciamolo iniziare e poi noi ci ritorniamo, ovviamente, perché gli appuntamenti, lo vogliamo raccontare, di ore 15, adesso si divideranno in due parti, nel senso che ci sarà un appuntamento sempre costante con Alessia, appunto, e parleremo di televisione, di gossip, vi daremo le anticipazioni, qualche chicca e retroscena, e poi invece ci sarà un appuntamento
il venerdì, questo è il lunedì, e un appuntamento il venerdì dove invece vi racconteremo un po' che cosa accade nella capitale, quindi che cosa potete fare, cosa visitare per bambini, per famiglie, insomma incontreremo anche gli organizzatori e i protagonisti della, appunto, dell'intrattenimento a 360 gradi della capitale. Questo perché se non andate al mare ma decidete di fare un bel viaggetto, potete sempre venire a Roma, ragazzi, è molto bello, tutto. Potete godere, anzi, fatelo. Brava, è vero, concordo. Allora, io ti ringrazio, noi ci vediamo di nuovo lunedì, non lunedì prossimo, martedì 30, in questo caso. Lunedì è festa a Roma, quindi la rispettiamo e così insomma, ecco, ci tirerai fuori qualche altro gossip succulento, direi. Va bene, va benissimo, metto subito al lavoro per voi. Ciao, ciao, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ragazzi, Roma è bellissima, assolutamente sì, insomma tutta l'Italia è bella, riscopriamola quest'estate. Io vi ringrazio per essere stati insieme a me, la puntata di oggi si conclude qui, l'appuntamento con ore 15 va appunto a venerdì prossimo, sempre alle 15, sempre su questi canali, parleremo di Roma, vi racconterò qualche chicca, qualche segreto anche lì e insomma un ospite ci verrà a fare visita. Vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia, ringrazio come sempre HF4 che produce il format, ringrazio tutta la redazione di Fan Week e ringrazio voi per essere stati con me. Da Elena, tantissimi baci, ciao, a venerdì!